dell'angolo della danza nel suo aspetto più tecnico e spettacolare, la gara di prese come ogni settimana qui a Buona Domenica. Vi presento subito il giudice di gara, Steve Lachance. Ciao Steve, benvenuto. Grazie. Io non ho bei ricordi delle prese perché mi accadde una cosa una volta in diretta su Canale 5 in un programma, insomma, che si chiamava Guastafeste. Rimasi attaccata e spaccata, spaccata apertura destra, andai giù di testa e rischiai di rimanerci. Ma chi era? Erano due ballerini un po' distratti, vabbè, era un piccolo aneddoto che vi volevo raccontare. Comunque cominciamo subito a presentarvi le squadre che si sfidano oggi. Sono appunto i campioni Gianni Sperti e Danilo contro Valerio e Pino. No, Valerio e Federico! Cognome Gianni e Danilo, che la scorsa settimana hanno vinto per le prese. Io, Steve, comincerei subito perché è una gara un po' complicata. Sì. Vediamo subito la prima presa, che è un doppio passé scambiato con passaggio girato e seduta sulla schiena. Esatto. Difficoltà? È un 6,5-7. Un 6,5-7, sì. Vediamo chi la scamperà. Cominciano prima Federico, no? Federico e Maria Stefania. Facile, 6,5 però è complicatella. Guarda, è sempre più difficile di quello che era. Vogliamo provare? A chi diamo questo? Io e te? Dopo magari mi devo riscaldare. Allora, a chi diamo questo primo? No, questa è una parità. Una parità, una parità per Danilo e Federico. Adesso la seconda presa, Steve, scusami, è la presa che si chiama la bandiera. Bandiera, esatto. Saliamo di difficoltà? Sì, saliamo di difficoltà, siamo a 9,5, quasi un 10 di difficoltà. E come sì, è per lui e per lei. La... Allora, si svolge che la donna rimane qua, sdraiata, come una bandiera, con la gamba insieme. Se riesce a staccare la braccia dalla spalla dell'uomo, esatto. Per terra la bandiera, no. Dopo lo vedi, c'è la finale della bandiera. Ah, che... quando parla, ormai, va bene, vediamo allora in questa presa Gianni e Claudia per primi. Grazie Gianni e Claudia. Adesso Valerio e Marta. Allora, chi l'ha vinta sulla bandiera? Era ovvio, sì. Rimasta un po' su con Gianni, sì. Gianni, allora siamo 1-0 per la squadra di Gianni e Danilo. Adesso arriviamo, Steve, ad una presa che si chiama écarté seconda con arrivo rovesciato. Esatto, una presa che passa fra un uomo e l'altro. Quindi, passante. Due uomini e una donna? Sì. Che si devono coordinare, perché sì, altrimenti succede quello che è successo. Perché c'è un vuoto a un certo punto che lei sta da sola, poi tocca al secondo uomo a salvarla, insomma. Ok, vediamo cosa accadrà. I primi sono Danilo e Gianni e Martina, prego, sì. Con le carte. Com'è andata? Cioè... È andata male. È andata male. Non è riuscita. Non vogliamo, è andata... vogliamo dare un'altra possibilità? Cioè, vediamo un po' loro.
Vai Gianni, riproviamo, sì. Vai. Rifatela. Io non ho capito che c'è questo. Prendete bene le misure, stavolta. Ecco. Adesso è sicuramente riuscita, però Steve, naturalmente vale terrai conto di questo errore che è stato fatto da Gianni. E ora è il momento di Federico, Valerio e Marta. Io quando vedo Steve in faccia comincio, ho paura come se fossi io in sottoesame. Allora Steve. No, vale la prima, per cui un punto a Valerio, anche se la seconda volta è andata meglio per loro. Quindi? No, Valerio. Valerio, si torna alla parità? Parità. Parità adesso, parità ma finisce così, ci dovrebbe essere l'ultima presa, però noi abbiamo una sorpresa prima. Infatti. Steve, che io vorrei fare alle due squadre, dare un aiuto e dal pubblico. Un aiuto dal pubblico, sì. Qualcuno che possa aiutare sia la squadra di Gianni e Danilo che la squadra di Valerio e Federico. Ci sono due volontari per una presa a sorpresa? Sì, benvenuti. Ciao. Salve. Ciao. Abbiamo un gelato. Mi sa che il signore ha fatto già qualche presa. Per favore, calma, è un momento importante. Lei si è già sforzato. No, fa caldo. È emozionato il caldo. Figuriamoci dopo lo so. Dovrete fare un angelo, aiutare le due squadre. Ok. Beh? Ok. Ce la può fare. Come si chiama lei? Giacomo. Giacomo per la squadra di Gianni e Danilo. E Alberto. Lei? Alberto, tu come, diciamo, robustezza ci siamo, ma hai mai fatto una cosa del genere? La prima volta. Per la prima volta. Vedremo in azione... Giacomo, come ti chiami? Non mi ricordo. Alberto. Alberto.